ospitare i ragazzi dell'Erasmus a Napoli che vengono qua a conoscere una città di cui nel mondo si parla molto e che in realtà è conosciuta anche poco poi dal punto di vista proprio della conoscenza quotidiana della città, delle sue bellezze e diciamo, dell'importanza che abbiamo nel contesto europeo. Quindi che questa anche immagine di Napoli possa venire diffusa in maniera vera, conosciuta direttamente e profondamente dai tanti ragazzi che partecipano ormai sempre più numerosi a Napoli ai programmi comunitari, in questo caso all'Erasmus, è per noi un'occasione particolarmente importante che accompagniamo sempre con molto piacere. Gli studenti universitari provenienti da paesi europei ed extraeuropei che partecipano al programma Erasmus si sono ritrovati stamattina nella sede della Camera di Commercio di Napoli per iniziativa del CEIC Europe Direct, che vuole offrire a giovani studenti la possibilità di conoscere la città nella quale soggiorneranno per almeno 6 mesi. Nel corso dell'incontro è stato inoltre illustrato il programma Erasmus, un'opportunità unica per la formazione e per il futuro lavorativo di molti giovani europei in cerca di nuove prospettive. Non siete soli, Napoli vi abbraccia perché Napoli sente che dalle vostre esperienze tutto ciò diventa una possibilità per crescere insieme. Le eccellenze universitarie sono un patrimonio inestimabile della nostra città e quindi è fondamentale Comune, Camera di Commercio e tanti enti che lavorano a queste esperienze dare ancora più forte all'università. Da qui, tra 2 giorni, daremo anche l'invito alla Commissione europea in 1 o 2 giorni che metterà i ragazzi al centro con gli scambi giovanili e quindi Napoli conferma che cosa? Una vocazione che è millenaria, una terra di cultura, di studio ed una vocazione giovanile pazzesca. Ecco, la faccia, il volto bello della nostra città è quello interpretato da noi ragazzi e quello interpretato anche da ragazzi non napoletani, non italiani che scelgono Napoli per crescere. Quindi su questo valore importante si fonde il nostro benvenuto, il nostro augurio e la voglia di non lasciare, lo ripeto, soli gli studenti che sono qui, ma crescere insieme a loro e vivere la città anche con i loro occhi in modo nuovo.